un intenso selvatico. Vieni qua, bello di zio. Ti addormento e sarai tutto mio. Ipnosi? Ok che mi hai confuso, ma stai pure dormendo. Sei mio. Cattura questo Ninetales. Catturami questo Ninetales. Dai. Ninetales è ancora addormentato, maledizione. Sì, l'ho catturato. Let's play. Ciao a tutti squali pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 8° episodio della Wayne Gamers Fails. Siamo sul server di Lion e nella modalità Pixelmon e voi mi vedete che sono... questa non è casa mia, anche se devo dire è veramente bella, ma non sono proprio a casa mia, sono a casa di una persona che sicuramente conoscete. Vieni fuori, dove sei finito? Dove ti sei cacciato? Eccolo! Ragazzi, sono a casa di Matita02. Salve. Ciao Matita. No ragazzi, io ve lo devo dire, cioè, ha visto il video, si è dispiaciuto troppo che ho perso Growlithe e mi ha regalato uno shiny. Io ho il mio shiny, ho trovato il mio shiny, ho Nidoking shiny, sì, bello. Anche se sei un po' cattivo, cioè il mio stile di Pokémon, cioè, sei brutto come Pokémon, però ho il mio shiny, ragazzi, sono contento. Poi mi ha dato altre cose... Sì, vabbè, la finisci di farmi vedere sti Pokémon super strani che non so neanche dove troverò mai. Ah, prima mi hai fatto vedere quella specie di Electabuzz. Che cos'era? Ah, Electrode, ah. L'evoluzione di... Ah, Electrode di... è quello. Voltorb. No, mi hai fatto vedere uno tipo Electabuzz. Ah, l'evoluzione, sì, se volete lo posso far evolvere questo qui. In che senso? In senso che serve l'elettritore, come tu sai. L'elettritore? Sì, se glielo dai e lo scambi diventa questo. Però questo qua è shiny. Questo è shiny? Sì. Oh mio Dio, è bellissimo. Lo standard è così. Sì, ma questo ce li ha tutti. Ma che cazzo, tutti ce li ha. 50% del Pokédex. Electivire. Oh mio Dio, quindi serve l'elettritore e si evolve. Lo devi scambiare, sì. E che cos'è, un oggetto l'elettritore? L'elettritore è un oggetto, io ce lo dovrei avere su nelle casse. Sì, facciamo evolvere Electabuzz. E dove si trova? Sempre dai boss? Sì, sempre dai boss. È roba che tu droppi al safari. Ah, allora, quindi io glielo do al mio Pokémon e lo scambio con te, giusto? Sì. Ok, esatto. Vengo subito alla macchina degli scambi. Allora, ti do il mio Electabuzz e lui mi dà un Tropius. Ok, scambia. Puoi ridammelo poi, che è il mio Pokémon preferito. Tropius. Assolutamente sì. Adesso si okay. Ok. Ah, quindi magari per far vedere l'evoluzione lo potevamo fare al contrario. Vabbè, ma non fa niente, ragazzi. Ho un elettrocoso. Che figo. Ti riprendi sta cima di palma? No. Il mio povero palmino. Non la voglio la cima di palma. Electavile. Comunque sai che tutto quello che mi dai sarà usato contro di te. Sì, ma tranquillo. Ragazzi, la seconda sfida contro Matita. Mi sono un po' vergognato ad aver perso contro la squadra barbosa che danno ai capopalestra. Però, ragazzi, ora faremo la seconda sfida. La possiamo fare anche qui la sfida? O andiamo in palestra? No, andiamo in palestra. Andiamo in palestra, dai, ragazzi, andiamo in palestra, ci trasferiamo lì. Ragazzi, ho la mia squadra di Pokémon. Questa volta mi sono curato. No, non li dico perché non voglio farglieli sentire a Matita, perché poi fa la super squadra strapowa e mi batte. Ecco. Ecco, quindi non li posso cambiare. Ok, allora sei pronto, Matita? Per questa sfida vincente. Allora, questo Sidra lo dobbiamo far fuori subito. Via, buttiamo giusto Sidra, che poi Fanghiglia. Ma che cazzo di mosse c'hanno i miei Pokémon? Ah, Fanghiglia, beh, che è Pokémon volante, però non è una bella scelta. No, infatti. vediamo, Preveggenza? No, direi che fa schifo. Pistola acqua. Ma quanto cazzo mi fai male con quella sigla di me? Ho messo la pioccia danza, quindi poi Masse Acqua fa più male. Dovrebbe essere più veloce il mio perché c'è un autovelox. C'ha l'autovelox? Sì. Ah, ok. Allora, tuono shock, vai. Morto. Ok, ragazzi. Allora, il primo è andato. Dai, non posso perdere di nuovo contro Matita, cioè. Ora, contro Gyarados è un problemino. Se...
Ecco. Ecco. E questo è il problemino, che non riusciamo a reggere l'earthquake, maledetto. Confusione. Speriamo di confondere un attimo, mamma mia. Ok ragazzi, a sto giro vi ho spostato anche la webcam, così mi dovreste poter vedere. Dai, Venusaur, ce la puoi fare. Chi è? Chi è che è arrivato? Allora, parassiseme, foglie là, parassiseme. Odio per quella mossa. Dovrebbe fare qualcosa. Oh, ho piantato un seme in quel cavolo di Gyarados. Ora, in teoria, mi dovrò ricaricare un pochino. In teoria. Dai, foglie lama, dai, foglie... Ragazzi, non ci posso credere. Lo sto per battere. L'ho battuto! Grande Venusaur! Tu sei troppo... Ma come? Ce n'hai tre? Ne ho quattro, tipo uno. Ma come ne hai quattro? Io come ti batto? No! Adesso... Che cazzo di Pokémon è questo? Maledizione. No. No ragazzi, ce la posso fare. Nidoqueen o Nidoking. È il dilemma tra uomo e donna. Vai, l'uomo davanti. E tra l'altro questo è quello che mi hai dato tu, Fulmine. Oh, mamma, oh, madonna, che male. Oh, questa mi è piaciuta. Oh, è salito pure di livello, GG. GG. A me è piaciuta tanto. A me è piaciuta tantissimo. Oh, no, come? Ma cosa? Ma che cazzo c'hanno i tuoi Pokémon? No, dai. Che succede? No, dai, no, dai. No, dai, ma che cazzo di Pokémon di merda c'ho? Ma c'ho i Pokémon scarsi io. Ma che c'hai nei Pokémon tu? Li busti? No, ti assicuro che non sono bustati, non li uso mai. No ragazzi, non ci posso credere. Ho perso di nuovo contro Matita 02. Non è possibile. Non è possibile. Ma che Pokémon hai? Ragazzi, mi sa che prima di sfidarlo di nuovo mi dovrò sistemare un attimo la squadra e farli leggermente più potenti. Comunque dai, ti alleno io, dai. Sì, praticamente mi stai allenando tu ormai. Io tranquillo, so io il Pokémon perfetto per battermi. Ok, GG. Ragazzi, penso che nei prossimi episodi mi procurerò il Pokémon perfetto per batterlo. Comunque, io volevo anche ringraziare Matita perché mi ha regalato una Master Ball, una condividi esperienza e un forte nuovo. Quindi ora potrò allenarmi i Pokémon alla grandissima. E detto questo, non so chi sia questo K. Perché stai qua, K? Chi sei? Che vuoi? Boom. Ok ragazzi, ho riprovato a sfidare Matita, ma non è stata cosa. Vedo se c'è X Dark Flavio che mi aveva chiesto la sfida. Mi vuoi sfidare? Vediamo un po'. Che no, veramente è una cosa impossibile. Comunque mi ha promesso che mi allenerà lui per aiutarmi a batterlo. Quindi proprio GG. Grazie Matita anche per tutto quello che mi ha dato. Ho i Pokémon sul 30-35. X Dark Flavio. Ok. Mandami TP. Ok, facciamo la sfida anche contro X Dark Flavio e vediamo come va a finire. Cioè, non posso perdere anche contro di lui, ragazzi. Dai, porca miseria. C'ho dei Pokémon che... Cioè, voglio dire. E io comincio con questo qui perché mi sembra un Pokémon molto figo. Ciao Dark Flavio, ciao, ciao. Stai venendo nel video, sappilo. Ah, Machamp. Va bene, dai. Avevo promesso che iniziavo con sto Pokémon. Oh. Guardati sto Pokémon, guardati. Guardati sto Pokémon, quanto è figo. Oh, dove te ne vai? Vieni qua. Dai, Dark. Ed eccoli qui, i nostri Pokémon alla sfida. Sfida tra i Pokémon, tuono shock o dondo shock. Massacra. Mi stai dando un bel filo da torcere. Tuono pugno. Col tuono pugno te la dovrei fare. Esatto. Grande, ha superato il livello. Golett, chi sei? Pure tu potresti rompermi un po' le scatoline, se no mi... Sì. Lo? No. Magnitudo 7. Chi è che è morto? Non ho capito. Ok, allora usiamo Golduck. Dai, vieni qua, Golduck. Fagli vedere che cosa... No, Venusaur, maledetto. Non c'ho Charizard. Non c'ho Charizard, ragazzi. What the fuck? Confusione. Ok, l'abbiamo abbassato. E potremmo usare Swampert. Vediamo un po' con una bella pistola acqua.
Madonna mia, ma che c'ha sto Venusaur? Ma ragazzi, sono i miei Pokémon fanno così schifo, no? Fatemelo sapere perché mi sento una merda. Venusaur non è più confuso. Mo mi sciotta. Lag. No, l'ho shottato io. Ma GG, GG, grande Swampert. Che cosa mi hai messo in campo? Squirtle. Pistolacqua pure. Che ca. Ah no, Wartortle. Sì, grande, grande, grande. Con questo recuperiamo. Va bene così. Va bene così. Mi sembra una partita di calcio. Venusaur anche per noi. Vediamo che ci tirerà fuori. Ah, c'è sempre il nostro Wartortle. Foglielama. Ciao. Oh, Machamp ha preso botte. Anche lui. Foglielama di nuovo. E riprenderai botte. Dark Flavio. Mi piace come combatti, ma potresti fare di più. Potresti fare di più. Io potrei fare molto di più perché i miei Pokémon fanno veramente schifo, ragazzi. Cioè, ve lo dico. Nidoking Shiny. Una bella frana. E massacri tutti. Distruzione. Pure Go. Ah, Golett è ancora vivo. Ma no. Ma Golett è vivo. Cosa ti uso, mo? Colpo, surf, fulmine, fulmine. Eccolo. Porca miseria! Ma no! Sto per perdere! No! C'ho quello schifo! Ah, c'hai Ace Blaster! Ciao Ace Blaster! Ma questo è schifoso! Veleno spina. Ti prego, fagli qualcosa. Sì, tiene duro, vai! No, il cazzo tiene duro. Ma porca miseria, no ragazzi, ma io faccio veramente schifo. Ma non è possibile che sto perdendo tutte le sfide. Ma che cosa è? Ma io mi. Ora mi faccio una. Sì, sto recando Ace Blaster. Ora mi faccio una super. Squadra. Vi vengo a massacrare tutti. Perché non è possibile che c'ho i Pokémon di merda io. Allora, innanzitutto scriviamo a Dark Flavio. Grazie, saluta il tubo. Ok, ora magari si strappa i capelli perché non pensava di venire in un video. Addio, sono sul tubo! Ok, no, non l'ha fatto, ha detto solo ciao tubo. Ok, ragazzi, allora, ultima cosa che vi voglio far vedere in questo video è, dopo aver perso due sfide, cioè sono veramente una merda, è farvi vedere la mia casa. La mia casa, esattamente perché ho costruito qui una casa, l'ho rifatta, l'ho ristrutturata, vedete un po', vi faccio vedere un po', ora sono cresciuti degli alberi, porca paletta. Guardate un po', qui c'è la scalinata, poi qua in pratica è il lato, anzi ragazzi lo dico a tutti coloro che sono, cioè che hanno costruito casa qui sopra, aggiustate lo stile, cioè cerchiamo di fare una cosa simile, una cosa un po' simile, cioè facciamo delle cose non troppo diverse, insomma. E poi questa è la parte di dietro, ora vi faccio vedere la parte laterale, ecco qua, è uguale all'altra, quindi ci sono due parti uguali e poi due parti normali e poi c'è il fronte è quello che vi ho fatto vedere e qui verrà la zona dove coltiverò alberi, roba da mangiare. In pratica è come se voglio fare tipo una cupola tipo effetto serra. Poi entrando dentro, vedete, ho tutto ristrutturato, è tutto un po' più carino. La spugna l'ho fatta diventare tipo lampadario e qui devo fare la scalinata che mi porta su perché c'è il secondo piano, ragazzi. Sì, quindi c'è il secondo piano, devo spostare un po' di chest, c'è un pochino di lavoro da fare, insomma. Io tra l'altro nei prossimi video, anzi magari cominciamo a fare qualcosa da ora, perché ho tanto 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 ferro e anche della bauxite. Allora mettiamo a fare, mi serve, il ferro ce ne ho, mi serve del carbone, ok? Perché ragazzi dobbiamo iniziare a produrre i blocchi di alluminio perché voglio farmi il range block, voglio far accoppiare dei Pokémon, voglio vedere che cosa riesco a tirar su. Mi procuro dell'alluminio e faccio un anvil. L'anvil, se non devo vedere il craft. Ok. Allora, il crafting è molto semplice. Questo qui è il crafting della anvil. Dell'incudine e mi faccio anche ovviamente un martello. Mi servono degli altri sticketti che dovrei avere qui. Non ho quelli già pronti. Perché in questo modo posso craftarmi i dischetti, o meglio, l'alluminio schiacciato. Allora, mettiamo l'anvil da qualche parte, tipo in questo angolo.
Perché non me la fai piazzare? Lagga? Che succede? Allora ragazzi, l'incudine bisogna piazzarla per forza sull'erba. Cioè, ho scritto in chat 150.000. I dischi quando li togli vengono droppati. Ah, ok. Mi hanno scritto in 150.000. Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato tutti. È intervenuto Matt Destroyer, Matita. Poi mi ha contattato Ace Blaster, che mi ha salutato prima e mi ha spiegato questa cosa. Poi mi ha contattato Kenny. Cicocche non puoi, sono badante. Ah, sì, quello lo sapevo. Sì, sì, lo sapevo. Grazie. Ok, le devi comprare. Eh sì, l'ho visto. Ok, allora piazziamo e vediamo di fare un po' di questi dischetti. Cos'era? Col sinistro si facevano. Sì, sì, col sinistro. Gli devi dare le sbatoste. Era così. Grazie. Sì, così funziona così. Grazie per il buon game, Matita. Gli dai le sbatoste finché non diventano dischetti. Eccoli qua. Ne dobbiamo fare circa 6. Che cosa è successo? I dischetti si sperdono. Ok ragazzi, abbiamo i nostri 6 dischetti. Mi serve ora della glowstone. 1, 2, 3, 4. La redstone ce l'abbiamo, perché con la glowstone facciamo la luminite, vabbè, questa qui, e facciamo una redstone lamp. Eccola qua. Poi mi serve i dischetti, ce li ho, un'altra redstone che ce li ho e un vetro. Ok, così facciamo il nostro computer. Se quello di YouTube per favore rispondi. Sì, ti ho detto sì, sono io, sono io. The Nick che mi chiede: chi sei The Nick? Chi sei? Non mi ricordo di te. Scrivi, non accetto TPA da tutti. Ok, quindi lampada pietra rossa più questo, più questo, più i nostri 6 dischetti, e facciamo il PC. Ta-da! In teoria, ragazzi, ogni volta che si crafta il PC c'è... Ma non mi fa piazzare un cazzo? Ma porca miseria! Li devo piazzare per forza fuori? Ma che merda! Ma che schifo! Che schifo, veramente che schifo! Ma se lo rompo, si rompe, no? Ok. In pratica, costruendo i PC, ragazzi, si ha una certa probabilità che i che spawni un determinato Pokémon che non mi ricordo quale. Anzi, se ve lo ricordate, scrivetemelo nei commenti. Ok, credo che sia una delle case più... Credo che sia una delle case più belle del server. Oh, The Nick. Addirittura. Grazie. Dove stai? Ma dove l'hai vista? Come hai fatto a vederla? Dove sei? Eccoli, eccolo. Ciao The Nick. A proposito, mi metto anch'io in armor figa. Ta-da! Armatura di diamante. Ciao, saluta il tubo. Salutano, anche se non lo sai. Però, suppongo, posso venire ad abitare vicino a te? Ti ricordi, ti ho contato su Facebook per la pixel. Ok, mandami il TPA. Manda il TPA. Ok, quindi abbiamo il nostro PC. Abbiamo, vi dico che altro mi manca. Mi manca un pot e mi manca un pistone. Il pot dovrei poterlo fare semplicemente con della clay, quindi non è un problema. Il pistone anche, però devo andare a trovare dell'altra pietra rossa. Quindi nei prossimi episodi, ragazzi, io ho bisogno anche di crearmi, magari lo farò qui vicino in questa zona, mi faccio una piattaforma dove metto i miei Pokémon a brittare, cioè li metto lì ad accoppiarsi. Così, e ciao Kenny. Saluta il tubo, non mi menare. E in questo modo potrò mettere a far accoppiare i Pokémon. E soprattutto voglio cominciare con i Charmander. Non so perché mi ispira a farmi un Charmander buono. Oppure comincerò con i Pikachu. Potrebbe anche essere un'idea farmi Pikachu, visto che ho i Pikachu che fanno schifo. Bisogna vedere un attimo i materiali che ho bisogno per farli accoppiare. Però rimani connesso su questo canale, lascia un like, commenta e condividi. E scrivi nei commenti. Oddio, scrivi nei commenti hashtag mi scrivono tutti. Se sei arrivato fino qui, ma che volete? Matita mi ha detto che eravate in palestra, non so se avete combattuto, ma non perdere. Ops. E il mio Raichu e Pikachu hanno fatto cose oscene. Ops. E il tuo Raichu e il tuo Pikachu, posso immaginare che cosa abbiano fatto. Comunque ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.